Siamo in un quartiere centrale, quello di Viale Bovio, quello che congiunge Piazza Garibaldi con la Teramo Alta. Abbiamo il solito mare di foglie perché i platani non sono stati curati, i platani di Viale Bovio continuano a non essere potati, stanno crescendo a dismisura e diventano pericolosi. Pochi anni fa uno è crollato per il famoso cancro rosso, che è una malattia arborea del fusto. Il mare di foglie? Eccole qui. Basta un poco di pioggia, le caditoie e i tombini vengono occlusi perché ormai non sono quasi più svuotati. Piazza Garibaldi viene allagata perché trascinano l'acqua, trascina le foglie giù a valle e succede quello che succede dopo ogni temporale. Da quanto tempo non vengono potati i platani, gli alberi di questo viale? 5 anni ormai. Si vede dall'altezza oltre, ormai siamo più alti dei palazzi. Parte più alte, ma stanno, le foglie stanno dentro i palazzi. La situazione è drammatica. La polizia? La polizia, ti devo dire, non la fanno tanto raramente. Tutti gli alberi dovrebbero essere potati e successivamente sì, la pulizia un po' più assiduamente, però La potatura significa anche sicurezza. senz'altro, io ho paura per questo che è pericolosamente piegato. Lo sto monitorando ormai da un po' di tempo. E ogni mattina, dalle 5 e mezza, noi la vediamo sempre a spazzare la sua edicola perché le bocchette sono sempre chiuse dalle foglie. Eh sì, è una situazione oramai diventata insostenibile. Siamo tutti, insomma, oramai rattristati da questa cosa. Tutte le attività qua ci lamentiamo tutti i giorni perché dobbiamo spazzare dalla mattina alla sera più volte al giorno e questa è diventata, ripeto, una cosa oramai insostenibile. I platani si caricano sempre più di peso perché non vengono potati e sono anche a rischio crollo. Sì, a rischio crollo. Ieri la paura è stata tanta perché da poco ho rifatto pure la tettoia qui in edicola e quindi veramente la paura è stata tanta. Non basta mettere i lucchetti d'amore, riempire il ponticello di legno della villa con promesse di affetto e di amore eterno. Non bisogna sporcare il laghetto con il lancio delle bottiglie e non bisogna importunare gli animali. Sì, ci pensiamo noi. Non ci sono problemi, lo sappiamo. Scritte vandaliche, sì. Sì, tutto bene. Vi auguriamo una buona giornata. Ciao ragazze. Dopo la segnalazione delle papere, le dolcissime papere della Villa Comunale, in effetti le scritte ombreggiano quella che è una scrittura vandalica della Pinacoteca di Teramo. Ecco, tutto ciò non fa altro che descrivere l'inciviltà di questa zona. Ricordiamo che le telecamere sono necessarie ormai in ogni punto di Teramo. Ora Simone è così gentile che vi inquadra la prova del delitto. Chi ha ucciso l'uomo ragno? No. Chi non ha fatto la normale manutenzione. Ci sono tombine e caditoie completamente cementificate dal tempo, dal passare delle stagioni. Ecco, per evitare la straordinaria manutenzione, per evitare altro spreco di denaro pubblico, basta fare la normale manutenzione, quella ordinaria, per il bene della città di Teramo.